Vai, c'è la puttana, oh! Ho detto mille volte, controlla le reti, porca puttana! È una vera caccia all'uomo la ricerca di Youssef Lee, responsabile dell'atto in Spagna il mese scorso. La pericolosità è nota a tutti. Chiunque possa fornire azioni utili alla sua cattura. Che ho, a 10 anni che travaggio il campo, ancora non ti imparasse a controllare le reti, eh? Vai! Vai! Dai, calma, giù! Calma, sta a pensare sempre o pelo, o pelo, o pelo! Minchia, la prossima volta devi etto con tutta la rete, devi etto! Bandiere, manifesti, adesivi, PVC di ogni forma. Inoltre, stampe artistiche su tele e allestimenti di autovetture e vetrine con pellicola 3M. La fotocopia, creatività che fa corso. Radio News. Si sarebbe spostata in Italia la caccia a uno dei terroristi responsabili della strage di Madrid. È ormai certo che tra gli organizzatori dell'attentato ai treni spagnoli figura Youssef Ben Ali. Secondo fonti non ancora del tutto confermate, l'attentatore vivrebbe stabilmente nel nostro paese. Gli inquirenti in che terrorista si chiama come te? Una di queste porterebbe in Sicilia. Mentre lo famoso Masina? In studio il giornalista Valerio Gianni Macchi, esperto di medio orientale. Immagino la faccia di Troina, si è sentito la notizia pure lui. Il mafosetto di sta minchia che ha pestato i piedi al terrorista internazionale mondiale, minchia, sai che è stretto di volo. Magari fossi io, Gio, mica stavo qua a farmi il culo con te. Ti desisti, eh? Già mi ci vede in televisione. A fare che? Sai i soldi che ti darei proprio l'esclusiva? E lancio pubblicitario? E tutte quelle fighe aspette del cazzo che ti coccono, ti truccano. Sì, e poi ti aspetta pure la galera, però. È proprio questo il business, Giuse. Ti fa un po' di galera, poi su tutte le prime pagine. Sì, poi ti fa tutti i programmi televisivi, ti scrivono un bel libro, da canti pedulini, eh? E da pescatore passi a pescato. Guarda che io non sono come quelli che si fanno comprare per i tuoi soldi, eh? Io almeno, voglio iniziare con una base d'asta 2 milioni di dollari. Sì, ti danno a te. Beh, però se sono 2 milioni di dollari io posso diventare amico del terrorista, no? Tu non sei nessuno. Il terrorista sono io. Youssef Lacan. Scusa, io? C'entro pure io, no? Non è credibile. È la base in Italia che te la dava. Non è un falso stronzo. Che cosa, un razzista di merda. Va bene, mi converto. Divento musulmano, va bene? Tanto Dio o Allah, la stessa cosa precisa, Non è possibile. C'è ancora il pisello tutto intero. Perché tu ce l'hai a metà? Metà qua e metà in Tunisia. Quelli controllano tutto. E che credi? Che pigli, prendi, arrivi, parte, è fu terrorista. No, ci vuole cultura, ci vuole una base, ci vuole una causa. E soprattutto ci vuole un bel pisello circonciso. Che me ne fotta mia? Basta che mi garantisce che si alza. Si alza, non ti preoccupi. Minchia, che era un terrorista, l'avevo sempre sospettato. Con tutti i casini che combini in barca, un vero terrore dei mari sei. Però adesso che divento il tuo vice, sai i titoli? Giuseppe il terrorista. Minchia, a me mi piace più di Giuseppe mafioso. A chi se le incula ste mafioso? Sai che ho pensato, Gio? Ma se mi autodenuncierei e riscuoterei la somma, cazzo, 2 milioni di dollari mica sono malaccio. Minchia, ho 2 milioni di dollari. Oh, Yusuf, qua facciamo i piccioli, facciamo, altro che merluzzi. Giuseppe, qui faccio i soldi, non facciamo. Oltre che razzista, sei pure egoista. Minchia, oh. Allora, fatti i soldi, fatta la flotta, fatti quello che cazzo ti pare a te. E me ne fotta mia. Ci può scommettere, comandante? Tu vieni a lavorare con me? Sì. Se non ti portano prima a Cuba. Sì, Cuba, mica, ci stanno certe fregne a Cuba. Sai che festa che ti fanno a Guantanamo? Coi cani te la fanno. Guarda che ho sentito dire che per farli parlare addirittura ci portano pure le puttane, lo sai tu? Minchia, a te basta che si parli di pelo. Minchia, oh. Ragazzi. Comunque.
perdessi l'abitudine, eh? Comunque domani appena arriviamo a porto vado al maresciallo. Assistiamo tutte le cose, eh? Che cazzo dici, Gio? Va fangulo, faccio tu, va. Senti a me, è meglio che ci vai. Ma stai scherzando? Ma hai sentito di quelli che hanno rapito a Milano? E portati in Egitto per essere torturati, eh? E allora? E allora nella meta ci sei pure tu. Sei mio socio, no? Fifite fifite. Ma che mica c'entro io? Ah, che mica c'entro? Volevi convertirti alla causa? Giuseppe circonciso? Giuseppe terrorista? Sei fottuto, Giuseppe. Aida! Ma va cacate, va!